Qui vediamo un apparecchio di misura che contiene un igrometro per la misura dell'umidità dell'aria, un barometro per la misura della pressione atmosferica e un termometro per la misura della temperatura dell'aria. Ci concentriamo adesso sul barometro. Vediamo che il barometro presenta due scale. Una è questa 960, 980, 1000 e sono millibar. L'altra scala, questa più interna, invece sono i millimetri di mercurio o torr. Consideriamo questo ago e facciamo la misura della pressione atmosferica oggi. Cominciamo con la scala in millibar, questa più esterna. La prima cosa da fare è capire ogni tacchetta a quanta pressione corrisponde, cioè dobbiamo capire qual è la sensibilità di questa scala. La sensibilità è la distanza fra due tacchette. Ora, qui c'è 980 millibar, 990, 1000, quindi tra 990 e 1000 millibar ci sono 10 tacchette, quindi ogni tacchetta è un millibar, perché 10 tacchette sono 10 millibar. Ogni tacchetta è un millibar, vuol dire che qui c'è 9,90, 91, 92, 93 e 94, quindi il lago punta verso 994 millibar, con una incertezza di misura che è più o meno un millibar. Facciamo la stessa cosa con l'altra scala, quella dei millimetri di mercurio. Vediamo che il lago punta su questa tacchetta, ma ogni tacchetta quanto vale? Qual è la sensibilità di questa scala? Vediamo 730, 740, qui ci sono 10 millimetri di mercurio e sono anche 10 tacchette, quindi ogni tacchetta è un millimetro di mercurio. Ora qui c'è 740, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo a 746 millimetri di mercurio, con una incertezza di più o meno un millimetro di mercurio. Tra poco dimostreremo che 994 millibar equivale effettivamente a 746 millimetri di mercurio. E allo stesso modo, se noi prendiamo in considerazione queste due tacchette, dovremo dimostrare che 1040 millibar corrispondono a 780 millimetri di mercurio. Infatti si vede che le due tacchette sono coincidenti. Qui ho riportato le misure appena eseguite. La pressione è 994 millibar con un errore di più o meno 1, oppure 746 mm di mercurio, cioè torr, con un errore di più o meno 1. Qua invece ho riportato i 1040 millibar e voglio dimostrare che equivale a 780 torr, come detto poco fa. Per fare la dimostrazione mi servono queste equivalenze che già conosco. E cioè che un'atmosfera è 1,013 bar. Vediamo come si dimostra questa equivalenza tra atmosfera e bar. Un'atmosfera sono 101.300 Pascal, ma questo numero lo possiamo scrivere 1,013 per 10 alla quinta Pascal, utilizzando il formato scientifico dei numeri. Ma 10 alla quinta Pascal, 100.000 Pascal, è un bar. Quindi un'atmosfera è 1,013 bar. Con la formula inversa possiamo trovare un bar. Un bar è uguale a un'atmosfera diviso questo 1013 che va qua sotto. Un'atmosfera diviso 1,013. Questa prima equivalenza la utilizzo qua perché per dimostrare che 1040 millibar sono 780 torr, io lavoro sulla pressione di sinistra. E la trasformo fino a farla diventare 780 torr, cioè come a destra. Quindi partiamo da sinistra, 1040 millibar, milli vuol dire 10 alla meno 3, bar lo ricopio, ma al posto di bar sostituisco un'atmosfera diviso 1,013, è scritto infatti qua, e 1040 per 10 alla meno 3 fa 1,040 per bar, cioè per un'atmosfera diviso 1,013. Ora faccio questo calcolo: 1,040 diviso 1,013 porta 1,027
atmosfera lo ricopio. Poi mi serve quest'altra equivalenza che conosco già, che un'atmosfera sono 760 torr. Questo è l'esperimento di Torricelli, perché la pressione atmosferica mantiene la colonnina di mercurio ad un'altezza di 760 mm, 76 cm, questo a livello del mare in una giornata di media umidità. Quindi al posto di atmosfera metto 760 torr, faccio il calcolo 1,027 per 760 e trovo 780 e ricopio torr. Quindi ho dimostrato che partendo da questo valore 1040 millibar, questo valore equivale a 780 torr. Allo stesso modo, con lo stesso procedimento, posso dimostrare che la lettura che abbiamo fatto sul barometro, 994 millibar, corrisponde a 746 torr. Queste sono le letture che avevo fatto con, sul barometro grazie al lago sulle due scale. Quindi 994 millibar lo trasformerò fino a farlo diventare 746 torr, così da dimostrare che queste due pressioni sono la stessa pressione. 994 millibar, 746 torr. Quindi cominciamo da 994 millibar, procediamo esattamente come prima, al posto di milli scrivo 10 alla meno 3, al posto di bar scrivo atmosfera diviso 1,013, faccio questo calcolo numerico e quindi trovo 0,981 atmosfere. Al posto di atmosfera, come prima, scrivo 760 torr, quindi ora devo fare il calcolo 0,981 per 760 torr. Questo calcolo numerico porta 746 torr e quindi ho dimostrato che 994 millibar corrisponde a 746 torr. Infine, l'ultima equivalenza che voglio dimostrare è che i millibar sono identici agli ettopascal. Etto vuol dire 100, quindi ettopascal vuol dire 100 pascal. Cioè, voglio dimostrare in particolare, per esempio, che 994 millibar sono 994 ettopascal. Devo quindi dimostrare che un millibar è un ettopascal. Lo dimostriamo qui, un bar. Partiamo da un bar, sono 100.000 pascal. 10 alla quinta, 100.000 pascal e gli ultimi due zeri vuol dire 100 pascal. Quindi gli ultimi due zeri è un ettopascal. Un ettopascal sono 100 pascal. Quindi mi rimane il 1000 fuori, gli ultimi due zeri diventano etto pascal, quindi etto pascal. Ora divido questa uguaglianza, un bar uguale 1000 etto pascal, divido per 1000 in modo da ricavare etto pascal. Etto pascal uguale a un bar diviso 1000, quindi questo 1000 va a finire qua sotto. Etto pascal è uguale a un bar diviso 1000, ma un bar diviso 1000 è un millibar, cioè un millesimo di bar. Quindi ho dimostrato che un millesimo di bar, un millibar, è un etto pascal.